Ecco ragazzi il setup perfetto per la carbonara. Bacon, ovviamente fine food, ringraziamo. Pepe nero, pecorino, uova e bavette. Vabbè, al posto dei bucatini usiamo le bavette. Adesso andiamo avanti con la preparazione. Andiamo a preparare prima di tutto il bacon. Quindi prendiamo un bel po' di fettine di bacon. Le mettiamo sul tagliere e a me piace farle a julienne sottili. Quindi prendiamo un coltellino, vediamo se riesco a inquadrare un po' meglio senza che casca tutto, ecco meglio. Iniziamo a tagliare julienne sottili. Facciamo in due, un po' abbondantino, vabbè, roba da ridere. Ecco, tagliate julienne sottili, padella, manoni e dentro. Non ci mettiamo l'olio perché la pancetta è già unta abbastanza. Ecco la pancetta sul fuoco, appena messa. Facciamo rosolare per bene. Ecco che inizia un po' a sfrigolare. Sta a sfrigolare bene, nel frattempo rilascia il suo unto, il grasso che si scioglie, che servirà per insaporire ancora di più la carbonara. Nel frattempo, intanto, andiamo di là a preparare la crema, quindi uova, pecorino, pepe, e adesso lo andiamo a preparare. Allora, qui dentro andiamo a mettere, c'è un po' di casino, grazie, andiamo a mettere due uova, mettiamo il tuorlo, di solito è un uovo a testa, quindi mettiamo, siamo in due, mettiamo due uova. L'albume. Via, mettiamo solo il tuorlo, sono uova un po', le preferivo più, no, l'albume si butta via, poi pecorino, come se piovesse, bello fresco. Pepe nero, ovviamente un po' di sale, un mestolino di acqua di cottura e poi iniziamo a frustina, a sbattere bene bene. Io ho una frusta un po' del cacchius, però si fa con quel che si può. Le uova non erano rosse come mi aspettavo, però sono arrivate a terra. E questa è la nostra cremina. Il nostro bacon sta andando sempre più avanti, oddio. Bello unto. Apriamo i nostri spaghetti che vi insegno una tecnica che potete far vedere anche le vostre mogli. Quando il pacchetto è così chiuso, prendiamo stretto, diamo un bel colpo, tac, e si apre. Questo non lo sapevate, è un trucco del Zeps. E quando l'acqua bolle, li mettiamo dentro, dai, metà, un pochino meno, dai. L'acqua finalmente bolle, la pancettina è bella rosolatina. Prendiamo e buttiamo in acqua, aspettiamo la cottura e
poi andiamo avanti con la mantecatura della pasta. La pasta sta bollendo, la teniamo un po' al dente e poi la facciamo saltare prima dentro alla padella col guanciale, col becco, e poi dopo, da freddo, andiamo ad amalgamarla con il composto che abbiamo appena fatto: uova, pecorino, pepe. Ci ho messo anche un po' di parmigiano e, non scordiamoci, un mestolino di acqua di cottura. Mestolino. Lo spaghetto è sempre un po' brigoso da scolare, infatti. Pasta scolata, iniziamo a farla amalgamare con il grassetto della pancetta. Inquadra qui dentro, inquadra pure. Guarda, tagliata così sottile è molto meglio, rilascia meglio il sapore, la parte unta del grasso. E qua andiamo un po' a, gli mettiamo un po' di acqua di cottura che contiene amido che ci aiuta a legare la pasta, la facciamo saltare, fiamma bella accesa, guarda già com'è legata senza ancora averci messo l'uovo, figurati. E adesso andiamo a fare questa operazione. Tutta dentro la pasta, ovviamente più lo usiamo grande meglio è, e qua andiamo a finire, andiamo a non cuocere l'uovo, perché ovviamente l'uovo così non si cuoce, ma va a creare la cremosità tipica della carbonara. Inquadra vicino bene, devono vedere bene com'è cremoso. Direi che così abbiamo fatto una bella carbonara. Andiamo a impiattare stile ristorante, ma poi è solo per far scena. Quindi andiamo a prendere Cavravacciuolo, levati proprio, quindi facciamo così, fino a vedere il piatto. Recuperiamo un po' di bacon sopra, grattugina di pecorino fresco e siamo al top. Buon pranzo! I piattini sono un attimino aumentati, come sono? Mazzate! Buon appetito! Aspetto i vostri ovviamente di tutorial, eh? Uno alla volta come al solito.